Ti faccio il ciak? Vai. Ti faccio il ciak solo se poi mi metti il video che inizia da mi faccio il ciak. A fare fatto? Ciak! Allora, faccio pure una foto. Aspetta. Ah, ecco qua. Allora, ragazzi, ben trovati. E ve lo ricordate Don Abbondio? Passeggiava, leggeva e inizia, diciamo, la sua presentazione. Manzoni la inizia con una frase: Carneade, chi era costui? Da quel giorno, quando uno trova un personaggio che non sa chi è, dice: Carneade, chi è costui, chi è questo Carneade? Allora, faccio questa premessa, no? Uno, perché noi non ci dobbiamo mai prendere troppo sul serio. Assolutamente. Mai, 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 è la fine, se ci prendiamo troppo sul serio, perché oggi vi intervisto un Carneade che Carneade non è. Oggi conosciamo Lorenzo Rizzieri. Allora, ben arrivato. Grazie Michele, ciao a tutti. Beh, che ti sei offeso, no? Che t'ho paragonato? Assolutamente no. Cioè, che ho tirato Manzoni per la giacchetta? No, okay. No, tranquillo. Ti sei offeso, no? Preferivi Dante? Tranquillo, okay. Va benissimo. Poi Lorenzo viene da Ferrara, città d'arte, città di cultura, quindi ci tenevo a fare l'inizio così. Allora, Lorenzo Rizzieri, macellaio. E così, è generico, no? Ma Lorenzo Rizzieri non è un macellaio, è il macellaio di YouTube. Io l'ho conosciuto perché, ovviamente, spulciando, studiando, guardando centinaia di video su YouTube, un giorno mi imbatto in questo signore che, con un fare estremamente distinto, molto più distinto del mio, spiegava il mondo della carne. Lo contatto, ci facciamo una chiacchierata, esce il primo articolo. Esatto. Vi presento Rizzieri, il macellaio che fa gli spiegoni su YouTube. Ok? Tu sei molto, diciamoci la verità, tu sei molto meno cazzone di me, tu sei uno serio. Quando io intervisto qualcuno è necessario che quello di fronte a me sia più serio di me, il che è molto facile trovarli in giro. Allora, bella è la storia di Lorenzo, io ho fatto questa introduzione. Vi dico dove sto intanto, dove stiamo? Dove stiamo? Stiamo al Beef Bazaar, che è il ristorante di Roma, un ristorante carnivoro tra i migliori del centro Italia, secondo me. Ci ospita per questa intervista, ma è anche la sede della Dry Age Academy. E noi stiamo registrando questa intervista il giorno prima. E domani. Corso. Esatto, che è domani, e quindi è venuto un po' prima per registrare. E la storia di Lorenzo è bella, io provo a riassumerla, poi magari tu me la racconti. Sì, sì, sì. Tu nasci da una famiglia di macellai. Di macellai. E hai iniziato facendo il macellaio? Ho iniziato facendo il macellaio più o meno a finite le 2 anni di superiore, 15 anni. Quindi scolasticamente ho fatto il percorso contrario. Poi, diciamo, hai aperto una parentesi, hai lavorato in un altro settore. Esatto. E poi sei tornato a fare il macellaio. Esatto. Allora, ti prendo come paradigma, perché secondo me la tua storia mi ha intrigato molto, perché solitamente la maggior parte delle volte chi nasce macellaio poi alla fine rimane macellaio, rimane è difficile così. Che abbia questi, perché esca dal tracciato e poi rientri, è andata così? Il percorso è stato quello, cioè nel senso che è iniziato così, interruzione, e poi alla fine è tornato, però questa pausa è stata per me la fortuna, diciamo, del modo di vedere il lavoro che oggi. La pausa quanto è durata? La pausa è durata dai 19 anni fino ai 32. Quindi 13 anni? Sì. In cui tu il camice non l'hai mai visto, il bancone? Tranne arrivare, sai, quando hai la bottega sotto casa, dai sempre una mano al babbo, le feste di Natale, la Pasqua, di qua e di là, però essenzialmente io facevo tutt'altro. 13 anni sono parecchi, insomma. Tanto, sì, tante cose. Che hai fatto in questi 13 anni? L'altra mia passione era l'informatica, quindi ho sviluppato questo mondo informatico. Alla fine praticamente gestivo tutto quello che era reti aziendali, CED dati e quant'altro, quindi tutta un'altra cosa. Cioè, alfa e omega, per esempio. Esatto, altra cosa. Polo nord, però, e polo sud. Però agli albori, cioè nel senso, quando in una delle ultime aziende in cui ho lavorato, un'azienda abbastanza grossa, mi occupavo anche di quella parte marketing, che comunque sai che il marketing, sto parlando degli anni 2007-2008, giornale, radio, sì. TV, non era per nessuno tranne per i grandi, e volantini, queste erano... Preistoria, se io oggi ci penso, bravissimo. Preistoria. Queste erano le dinamiche del marketing fino a quei tempi, insomma tutto dopo si è rivoluzionato, è cambiato, però ecco, io ho vissuto questo passaggio. E poi nel 2010 praticamente mio padre ha deciso di chiudere l'azienda, perché mia madre è in pensione, lui in pensione, e io decido di tornare. Cioè, papà ti ha chiamato, ti ha detto: allora qui chiudiamo tutto. Basta, io sono in pensione, basta, tiriamo giù. E a quel punto lì io sono tornato. Grande litigio, perché lui diceva che la macelleria era finita, che non c'erano più spazi, che non c'era più qua, che non c'era più là.
E a quel punto io ho detto, sai cosa c'è? Cioè, se sei sempre campato te con, ci hai sempre mantenuto, siamo sempre stati comunque bene, quant'altro, cioè io non è che devo diventare cioè, milionario. Cioè, quindi tuo padre voleva chiudere la macelleria, chiuderla punto. Basta, finito. Fine, chiuderla punto. Perché la, per, secondo lui la macelleria era finita. Era finita. Allora, tuo padre quanti anni ha? 71. Quindi, 10 anni fa praticamente. Esatto. Ma tuo padre io l'ho visto in macelleria quando ti sono venuto a trovare. Quindi cioè, lavora più di prima, esatto. Secondo me. ha ripreso il lavoro più di prima. A posto, quindi allora, un uomo di 61 anni, 10 anni fa, ti dice la macelleria è finita. Quali erano i suoi motivi? Perché ti diceva così? Ma sai, Ferrara è una città molto piccola, l'esplosione dei supermercati, adesso se stiamo a contare proprio ad oggi, la superficie del supermercato forse è più di quella del centro abitato. Per cui un po' il supermercato, un po' che si vedeva questo affievolire della macelleria, tutti cercavano di scimmiottare un po' quello che erano le offerte dei supermercati o quant'altro, cosa che non riesci a fare perché i numeri non ce li hai. E quindi bisognava fare un percorso totalmente inverso che comunque dalla sua esperienza non vedeva, hai capito? Per cui la macelleria che poi io facevo a 15 anni non è la macelleria di adesso, sono due mondi completamente diversi. Un mio direttore, quando io lavoravo nelle redazioni di quelle serie, e non facevo il cazzone in giro per l'Italia a assaggiare robe varie, sosteneva, basta, con l'avvento di internet, sosteneva lui 10 anni fa, il giornalismo è finito, basta, è finito. In realtà ha solo mutato, no? Ha cambiato si pelle. Si è trasformato. Siamo diventati tutti un network. Esatto. Cioè, siamo tutti un canale all news. Questo signore nel suo canale YouTube è di fatto un canale d'informativo, sei un media, sì, sei un media, esatto. Okay, sei un media, detta la latina, ok? E quindi è bello vedere come poi alla fine non finisce mai un'era, si trasforma. L'oggetto sì. All'interno del quale tu stai, la esatto. Natura delle cose si cambia. Sì. Dobbiamo essere noi intelligenti. Devi, diciamo, preservare magari il tuo obiettivo, la tua tradizione o quant'altro, però devi anche capire i mutamenti che ci sono sociali e il mondo cambia, cioè allora, il mondo va avanti. Lite con il padre, ok. Quindi scontro generazionale. Papà vuole chiudere, tu dici no, mi sono appena licenziato, che fai? Mi chiudi, cioè come funziona? Vi mettete d'accordo, sì. Trovate d'accordo. Primo sì. Giorno in cui tu entri in macelleria con un nuovo ruolo. Raccontami il primo giorno, allora, che hai visto davanti a te? Sai che è un po', la mia anima è divisa in due, no? Perché io fino agli 8 anni sono stato cresciuto dal nonno e il nonno era un contadino. E poi scimmiottavo con mio padre che mi portava nelle stalle a vedere gli animali, ma per gioco, non è che lavoravo o quant'altro. Torno il primo giorno, l'obiettivo qual era? L'obiettivo era, a livello alimentare, di non entrare più in un supermercato. Stop. Quello era l'obiettivo, non era fare business, non era fare... Cioè tu l'obiettivo che avevi in mente... Io voglio portare dentro la mia bottega tutto quello che è il cibo che voglio io, che mi seleziono io perché voglio girare l'Italia, conoscere produttori, fare brigare, e me lo voglio portare in bottega. Così quando mi voglio fare la pizza ho la farina che mi sono andato a selezionare, quando voglio il pomodoro so che l'ha fatto quell'artigiano. E così è nato tutto. Dalla mia, diciamo, passione personale portavo in negozio poi tutte queste piccole cose. Facevo allora la mia comunicazione, erano dei bei fogli A4 scritti al computer dove attaccavo questo è il pomodoro fatto dal signor. Questo c'era, esatto. Questo passava al convento, no? E così piano piano abbiamo iniziato a introdurre prodotti e abbiamo iniziato a lavorare anche con le stalle, che questo me lo sono portato dietro da mio padre. Ma mio padre ha sempre seguito molto 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 bene la parte del manzo, le stalle del manzo di qua e di là. Con pollame, suini e quant'altro ha sempre cercato di tenere un livello alto, però secondo me si poteva migliorare ancora. E quindi da lì siamo partiti con questi progetti piano con piano. Con i se e con i ma la storia non si fa, però io te lo devo dire per forza, ma se tu non avessi avuto quei 13 anni di parentesi, sì. Secondo te come sarebbe andato? Non così. Non così? Assolutamente non così. No, perché tu vieni, pensa, cioè già Ferrara è una città piccola. Tu sei stato da noi e hai visto dove siamo. Cioè... Poi aspetta, poi lo racconto bene, poi lo ci facciamo, c'è un focus su quella mia esperienza da te. Esatto. Che mi è rimasto in mente alcune cose, poi vedete. Cioè noi siamo in un paese, l'hai visto anche te, Focomorto, 600 abitanti. Focomorto è il nome. Esatto. Già, diciamo, già non promette bene. Esatto. Abito a Focomorto. Vivo. Focomorto. Allora, cioè, 600 abitanti, ok? Di 600 abitanti forse...
10 saranno nostri clienti, quindi non lavoriamo con il paese. Cosa fai? Non sei su una strada di passaggio. Prima no. di te ci sono 1000 supermercati, 1000 negozi e quant'altro. Non sei in un luogo dove uno dice, boh, so che a Focomorto c'è la miglior panetteria d'Italia, mentre vado a prendermi il pane, vado anche da Rizzieri a prendere la bistecca. Giacomo, la famosissima Focomorto, no? Che meta rinomata di tutto il mondo. Nemmeno quello, perché come bottega ci siamo solo noi, quindi non c'è niente. Quindi deve venirci apposta. In più è un dormitorio, perché la gente va via la mattina, va al lavoro e torna a casa la sera, quindi lì non c'era niente, cioè c'eravamo noi e basta come bottega. Con il vostro avviamento con locale. Quello che ha fatto sempre mio padre, perché poi mio padre lì andò negli anni 80, prese proprio quel sito e quel posto perché lui non voleva stare alla trasformazione dei salumi che a quel tempo negli anni 80 iniziavano a implementare con tutto quello che c'era di chimico. Lui ha voluto sempre fare i suoi salumi al naturale, sale, pepe, vino, di qua e di là, e prese questo posto proprio per creare il laboratorio. Okay. Dove fare i salumi. Questo è un po' stato il principio di tutto, no? Poi lui veniva dal 69 con la sua storia, la sua bottega e quant'altro, ma negli anni 80 prese il luogo non tanto come macelleria, ma come laboratorio. E poi da lì si è partiti piano piano. Allora, innanzitutto ti dico, hai fatto un bel percorso, c'è qualcosa che non rifaresti in questi anni? Perché allora, siamo tutti fenomeni, ah wow Rizzieri è figo, fa il docente no, alla Reggio Academy, wow Rizzieri è figo, va all'università di Ferrara e fa la docenza, wow Rizzieri è figo, c'ha il canale YouTube, però... Noi siamo fenomeni a mostrare il lato positivo, poi però ogni tanto qualche siluro dietro ci Bravo. Arriva, no? Io, guarda, ti dico, di tutto quello che ho fatto starei così. E ti dico anche il perché, cioè nel senso che tu nel tuo percorso che fai di vita, come hai fatto tu e come mi confermerai per quello che sto per dire, ci portiamo dietro le cicatrici. Perché non è che tutto va bene, cioè adesso come te, Michele Ruschioni, Michele Ruschioni, abbracciami ancora, 20 milioni di view e quant'altro e via, di qua, vai. Però avrei fatto un percorso dove all'inizio probabilmente anche tu qualcosa ti sarei fatto male, avrei dovuto cambiare, è uguale a mio, cioè io mi porto dietro le mie cicatrici, ho fatto esperienze, ho proposto cose che non hanno funzionato. Dimmi l'errore più grosso che hai fatto. Uno dei più grossi che ho fatto è rimanere in un posto dove, in un posto di lavoro dove ormai non stavo bene, perché non volevo uscire dalla mia comfort zone, e da quella comfort zone poi mi sono portato a tirarla talmente per il lungo che mi sono addirittura ammalato, per cui... Non era, ok, era una comfort zone però a sì, boomerang. Sai, quelle cose che abitudinarie, ma che questo dici... Ma quando facevi l'altro lavoro. Bravo, sì. Invece, qualche errore che tu hai fatto dal giorno dopo in cui sei entrato in macelleria? Beh, non rifaresti. Bah, lì, guarda, lì sono stati tanti, cioè nel senso abbiamo provato, da quello ti dico uno su tutti, sicuramente gli errori più grossi sono stati fatti nei progetti in allevamento. Prima di arrivare al punto ok, tanti errori, quindi dai disciplinari, dalla nutrizione degli animali al benessere e quant'altro, prima di arrivare alla cosa perfetta, anni di lavoro, di investimenti, di cicatrici. Tante cose che ti sei portato dietro di errori, ma che fanno esperienza poi. Allora, adesso vi racconto la mia esperienza alla macelleria Rizzieri. Allora, lui parla di Focomorto come se fosse un paesino. Nella mia, diciamo, il mio ricordo è praticamente un quartiere periferico di Ferrara. Sì. Ok, quindi per me è Ferrara, è attaccata a Ferrara, giusto? Sì, attaccata a 5 km poi dal castello di Ferrara, esatto. Ecco. Però, che non sarà Manhattan, però no. Alla fine, insomma, la cittadina che c'ha il suo... Sì, il suo no, quello è una bella allora, città sicuramente. Entro nella macelleria di questo signore e, come accade 99 volte su 100, entra, abbracciami ancora in macelleria, entra, abbracciami ancora al ristorante, ti fanno assaggiare quello che è il top del top. Invece lui allunga una mano... Prende una scatola di fette biscottate, me la apre e dice ti assaggia. Io fra me dico, questo mi fa assaggiare la fetta biscottata che poi a me manco mi piace, cioè mi piace la tinta del latte. Vabbè, stavo là, assaggiavo sta fetta biscottata, metto sta fetta biscottata in bocca e dico, porca miseria, ma io che mi sono mangiato fino all'altro giorno? E lì tu hai guadagnato, a mia personalissima vista, 1000 punti per avermi dato una, diciamo, comunissima e bananissima fetta biscottata che però in bocca tanto comune non era, perché c'aveva un sapore che io non avevo mai assaggiato prima, mai testato prima. Quindi mi sono immaginato, se questo
che di mestiere fa il macellaio, mi dà una fetta biscottata del genere, che penso sia l'ultimo dei prodotti sul quale tu crei business, sì, no? Quello è sarà un 0,1 sì, la fetta biscottata. È un contorno. Pensa questo che dedizione può dare alle sue carni. E infatti da lì poi abbiamo realizzato quel video sulla mortadella, ma in quella macelleria avremmo potuto realizzare decine di video, no? Focalizzandoci su un particolare target. Sì. Okay, questa è stata a me grande impressione, a dimostrazione che siete macellai, ma non di sola carne campate. No, perché praticamente diciamo che la mia grande passione fino dai 22-23 anni è stato proprio... penso che abbia coinciso quando sono andato ad abitare da solo, quindi 23 anni più o meno, e lì è nata proprio la passione per il cibo, proprio in sé, cibo di qualsiasi genere. Curiosità? Sì, il sapere, la curiosità, anche poi analizzando su di me, no, gli effetti che poteva avere, che mi piacevano, mi piaceva il perché un cibo quando lo mangiavo mi dava quell'effetto piuttosto di un altro, di qua e di là, e quindi il conoscere mi ha portato poi a sviluppare piano piano questa passione vera e propria per il cibo. Che una cosa io vedo, allora, i posti migliori dove vado generalmente hanno sempre degli elementi in comune, tra cui c'è la curiosità di chi ci lavora, dei proprietari, la curiosità. Io se ci fosse una formula per trasmetterla, sta curiosità, ragazzi, ve la darei, però non c'è, si deve coltivare. Però coltivate la curiosità, per me significa anche emergere o riuscire a dribblare. Sì, 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 no, poi. Dribblare quella che è poi, diciamo, l'incubo della GDO, no? Bravissimo. Oh, l'incubo, ti arriva al supermercato. E poi, sai, è tutta una questione anche culturale, perché poi conosci storie, esatto, comprendi dei territori, cioè dietro a un cibo c'è tutta una storia di persone, di territorio, di tradizione, che poi sviluppano anche in te una tua cultura personale e che poi puoi raccontare, perché comunque il cibo adesso deve avere una storia, se no il cibo, allora, non ha senso. Cioè. Interviste simili ne ho fatta una fino adesso con Francesco Camassa, sì, no? Abbiamo imparato a conoscerlo. Grottaglie, quindi stiamo proprio al sud dell'Italia. Ci spostiamo a Ferrara, eccoci qua, insomma, altro piccolo centro, grazioso, ma ripeto, non è Manhattan. E poi in due piccoli centri così uno trova le eccellenze. Uh-huh. Ti faccio la stessa domanda che fece lui: come si diventa eccellenza a Ferrara? Beh, allora, da un punto di vista, la prima cosa, come abbiamo appena ripetuto, è il prodotto. Chiaramente, perché adesso tu pensa che lì dove siamo noi viene gente da Venezia, da Ravenna, da Toscana, quindi da Bologna, da un po' di tutti in giro. C'ho l'aforismo. Rizzieri non può andare in tutto il mondo, ma tutto il mondo può andare da Rizzieri. Ci sta. Non so di chi fosse, però prendiamocene la paternità. Sicuramente questo è la cosa essenziale, perché tu prova a pensare, se tu dovessi venire da me, che hai visto il posto e quant'altro, per venire a vedere un posto dove dentro trovi un prodotto che trovi da qualsiasi altra parte, cosa vieni a fare? Non ha senso. Quindi primo il prodotto, sicuramente il prodotto. La lavorazione, perché comunque teniamo i principi di mio padre, quindi non utilizziamo chimiche nei prodotti, cerchiamo di lavorare su basi vegetali, sfruttiamo le tecniche che ci sono adesso moderne, quindi abbattimenti di temperatura, cotture o quant'altro, che possono darti un grande risultato senza introdurre chimica negli elementi. Sto parlando di chimica di sintesi, poi è chiaro che il cibo quando lo cuoci è tutta una trasformazione chimica, perché dopo dico questo, perché dopo sui video aperta tutti mi dicono... Aperta parentesi, già si è bruciato con qualche hater che gli avrà scritto, esatto, è tutta chimica, esatto, grazie al... che è tutta chimica. Quindi puntualizziamo questa cosa qua, e poi sicuramente la parte comunicazione ha avuto un grande effetto, perché il fattore dei social media, di tutto questo, ti permette di valorizzare... Allora, hai fatto prodotto. Video su tutti, su come delegare le responsabilità, com'era uno degli ultimi che ho visto, l'osso del brodo sì o no, sì o no. Cioè, su qualunque argomento dello scibile che riguarda la categoria della macelleria ha fatto un video. Anche perché poi... Cioè, ma te vengono così, no? No, immagino. Anche perché poi ci sono certi video che ti vengono da quello che sono le domande dei clienti. Certo. No? Quindi che ti dicono, ma come faccio a cuocere bene il roast beef? Come faccio a fare questo? Quindi sono tutte cose che poi tu sei lì in bottega, te le ascolti, te le dici, ma perché non ci faccio un video che magari può essere
essere utile a qualcuno a casa che magari condivide la stessa cosa o questo problema di qua di là. E da lì è nato tutto il giochino di YouTube. Allora tu, vabbè, sei spigliato di fronte alla telecamera, hai imparato a farli, magari c'è qualcuno che ci guarda che vorrebbe fare la stessa cosa ma non è capace. Allora, però si inizia comunicando col cliente, no? Sì, no, no, assolutamente, quello è la prima cosa iniziale. Ma sbaglio se dico, se io mi accorgo che a volte siete ostaggio dei clienti? Ma dico una cosa esagerata? Generalizzo troppo? Sì, no, direi proprio no, ostaggio no. Cioè ascoltiamo il cliente, però guidiamo il cliente. Ad esempio, ti faccio un esempio su tutti. Se io dovessi dare retta ai miei clienti, tanta gente viene lì che mi dice, non so, tieni la chianina, ce l'hai la rubia galega, ce l'hai questo. Io per scelta allevo solo la mia razza, quindi piemontese e alcune gheronesi che sono nel nostro allevamento, e di lì non mi sposto. E questa è una scelta personale, cioè non è che ritengo che chi prende carne estera è peggiore o migliore, è una scelta personale. Quindi io guido il cliente e gli dico, guarda, io faccio questa scelta perché? Perché in allevamento da me più del 95% dell'alimentazione la produciamo in azienda agricola, perché do i semi di limo al mio bestiame perché voglio che sviluppi omega 3, perché ho il benessere animale sotto controllo e voglio sapere come vengono trattati gli animali di qua e di là. Quindi sono tutte cose che io cerco di guidare il mio cliente per fargli vedere perché io ho fatto quella scelta, ma non certamente se dovessi dar retta a tutti dovrei tenere un po' di tutto e quindi quello non ce la faccio, insomma. E quindi anche lì, vedi, è un po', sono scelte, insomma. Senti, ma quando arriva qualcuno, che ne so, da Venezia, il cliente ti è arrivato da più lontano o dove arrivava? Il cliente più lontano, beh, Milano e Roma sono Milano i clienti più lontano. Quando arcano la soglia del negozio te si apre la coda da pavone, però dai. Cioè, beh, sì, cioè, è sempre una soddisfazione, cioè. Uno che viene da, cioè uno che proprio 2 settimane fa è venuto da Venezia apposta per vedere la macelleria e conoscermi, cioè sì, ti dà soddisfazione, però come poi mi dicono tutti rimango sempre molto coi piedi per terra, quindi è la cosa che mi dicono in tanti, no? Quando sei da fuori, era capitato anche un mese fa che sono andato a fare un corso e quant'altro, e mi dicono, c'è stato uno che mi ha riportato, il presidente poi della Nazionale Macellai, che mi ha detto, ah, mi chiedono, ma com'è Rizzieri? Come noi. Eccolo qua. Come noi, né più né meno. Quindi tengo sempre molto i piedi per terra, non mi lascio trascinare dagli eventi e mi fa piacere, perché chiaramente mi fa piacere, però insomma rimaniamo sempre molto semplici. Allora, questo video sarà visto sicuramente da tanti macellai, tanti appassionati del settore. Ah, facciamo, diciamo, inizia la sezione domande alla Marzullo. Ok. Allora, le macellerie di quartiere hanno ancora un futuro? Sì, sì, sì. Purché facciano scelte, come posso dire, precise. Cioè, quindi le macellerie di quartiere hanno un futuro se hanno un prodotto comunque che si distingue, e quello che poi capita in tutto, non solo macellerie ma anche grandi aziende, è che quando tu dici comunicate, ah sì sì è vero è vero è vero, ma poi alla fine non lo fa nessuno. Oppure pensi che pubblicare quella foto alla settimana su Facebook o su Instagram ti sollevi la vita, ma non è così. Ah beh, qui ragazzi, cioè dopo qua si apre un mondo, cioè tiratona d'orecchie da parte di Bracciami Ancora a tutti i tuoi colleghi che sistematicamente pubblicano ste mezzene appese che so quanto. Allora lo so che voi guardate ste mezzene con occhio innamorato, ma vi posso assicurare che sono l'ultima cosa che in teoria dovreste pubblicare, no, perché so. Oggettivamente sono brutte da vedere, siccome i social alla fine vogliono il bello. Ok, e le mezzene, cioè la bestia appesa tipo Rocky, io la eviterei, no? La lascerei a Sono Rocky. Da evitare, okay. Sì, sono da evitare. Allora, poi, questa è la domandona a Marzullo. E secondo te, allora, oggi un giovane si approccia, può vedere la macelleria come un lavoro del futuro? Cioè, un'altra grande lotta mia è vedere tanti ragazzi che lavorano al call center a 800 euro al mese, sapere che in Italia abbiamo una vastità di prodotti e una ricchezza infinita, abbiamo un microclima che è una manna dal cielo e un dono di madre natura infinito, e io nella mia concezione sapere che ci sono dei ragazzi che stanno a 800 euro al call center è scopazzo. Questa è una mia personalissima visione. Quindi un ragazzo oggi finisce la scuola, finisce di studiare, ha un futuro in questo settore, secondo te? Ha un futuro, sì. Il problema, sai qual è? Che manca la formazione. Perché comunque, anche se tu fai la scuola alberghiera, non ti vengono insegnate queste cose, o comunque in maniera molto, molto marginale.
A livello di macelleria non c'è una scuola di formazione che ti faccia il macellaio. Ma che diventa ancora bottega a fare la... E purtroppo le botteghe sono sempre, sempre, sempre meno, perché comunque calcola che in Italia più o meno ce ne saranno 26.000, di cui la metà è gente più o meno di più di 60 anni, quindi che o è già in pensione e la tiene per passione, oppure... Allora... Tocca e che quindi... nel 2021 se mettiamo a lavorare e famo pure quella, ok. Vabbè, dopo diciamo l'Accademia, io abbiamo iniziato con l'Accademia per insegnare gli strumenti per la frullatura. Allora, e adesso che praticamente l'intervista volge al termine, domande marchettone, così non posso dire che ti ho fatto le marchette. Esatto. Allora, tu hai parlato in un paio di video del tuo metodo 5IT, com'è 5IT? Le 5IT. Ok, io mi ricordo Berlusconi del 2000, c'aveva le 3I, no? Mi ricordo inglese, internet e qualcos'altro, stiamo a 5, noi? Quali sono queste 5 I? Perché adesso praticamente in Italia trovi il NATO. Ma dico, te lo ricordi Berlusconi, no? Sì. Andiamo avanti. Adesso praticamente tu trovi il NATO allevato, macellato in Italia, sono le 3, le 4, la razza italiana, che può essere quella che vuoi, marchigiana, chianina, piemontese, quello che è. Abbiamo aggiunto la quinta proprio quel motivo che ti dicevo, cioè più del 95% della produzione alimentare viene fatta in loco, nella stessa azienda agricola, quindi non ci si rivolge a mangimi, cibi preconfezionati o quant'altro, ma si svolge tutto in azienda agricola, quindi tutte le aziende hanno il mulino in stalla, gli sfarinati vengono fatti lì. Scusa, ma quanta ce n'è di sta carne? Non tanta perché il progetto delle 5IT è iniziato dopo 3 anni di lavoro a settembre dell'anno scorso e per ora abbiamo solo un quantitativo che può fare per noi, quindi non possiamo darla ad altri per il momento. Se ci fosse un interessato che dice a me piace da matti l'idea, vorrei, non riusciamo in questo momento, è un progetto che sta nascendo piano perché vogliamo tenere sempre un rapporto tra animale e terra. Noi siamo più o meno tra le 4 e 5 capi per ettaro di terra e quindi vogliamo mantenerci su questa linea qua e quindi gli spazi sono quelli, insomma. Quindi cresceremo sì sicuramente un po', ma non diventeremo chissà che, insomma. Ok, quindi rimani piccolo. Sì. Bene, quindi crei anche il principio della scarsità. Così in tanti te no, ne chiederanno. No, assolutamente, anzi, cioè ci sono alcuni, tipo un altro allevatore che si è affiancato a noi e con noi adesso collabora perché ha sposato il progetto, quindi sarebbe bello fare tanti piccoli allevatori che possono... Allora anche qui, belle le 5i, ma quant'è che ci hai lavorato sulle 5i? Tre anni di lavoro. Tu stai là e lavori. Nel frattempo è arrivata una signora, sta andando bene? Tua moglie, giusto? Sì, Michela. Va bene, sì, il ragazzo è promettente. Non mi ha portato la carne, no, dice Michela, la carne doveva afferrare. Quindi nemmeno il mio superpotere di braccio è ancora riuscito a farmi avere la sua carne 5i, bravo, così mi piaci, ma mi ha portato un libro, cioè tra l'altro ragazzi io sto rosicando, perché ha pubblicato con Mondadori, cioè non è che uno si sveglia, ma questo era il tuo primo libro? Mio primo libro. Cioè, esordio con Mondadori, capito? Allora, macellaio di Ferrara che scrive un libro e fa l'esordio con Mondadori, vabbè, e tutto parte dalla terra. Carni, una filiera per il benessere e la sostenibilità. Mondadori, qui mi sento molto Piero Angela quando presentava i libri a fine Quark. Allora, un bel libro, direi di sì. Non ce lo spoilerare, quindi non ci dire chi è l'assassino. Di che parla? Allora, il libro è per tutte quelle persone che vogliono un po' intraprendere il percorso di conoscenza di quello che c'è in Italia nella parte diciamo non intensiva, perché comunque sai che quando ci sono i servizi, tanto per far audience, fanno sempre vedere le parti brutte, ma ci sono anche quelle belle, quindi lì sono segnati tutti quelli che si danno e si adoperano per fare un qualcosa di diverso, quindi i piccoli, dare voce ai piccoli, no? Questo era un po' il teorema di tutto quello che ci sta nel libro. Il libro non è per chi cerca ricette, perché ricette lì dentro non ce n'è nemmeno una. C'è tutto un quantitativo di informazione preso da domande che hanno fatto i consumatori, fatto dalla filiera dei piccolini, che racconta ciò che è la vita quotidiana di un allevatore, di uno che fa filiera e di chi cerca di fare le cose in maniera diversa. Allora, ho aperto per caso a pagina 67 e c'è un bellissimo aforisma di George Orwell, La fattoria degli animali, che se tutti avessimo letto La fattoria degli animali, non è un libro di zootecnia, se tutti avessimo letto La fattoria degli animali, secondo me staremmo sicuramente meglio, sì. Okay? Avremmo sicuramente un'altra prospettiva nel guardare il mondo e non solo la macelleria. E se siamo detti tutto? Immagino sì. Mi pare allora, di sì. La giornata volge al termine,
qua dietro le carni frollate non mancano. Le vediamo domani. Quelle le vediamo domani, però stasera se mangiamo qualcosa, e come di consueto in questa rubrica, quando mangiamo la telecamera la spegniamo. Sei d'accordo? D'accordissimo. Ragazzi, va bene, ci vediamo, alla prossima. Ciao a tutti.